anche tramite me, e anche da tre rappresentanti delle regioni. E quindi in realtà è un luogo dove settimanalmente si analizzano i dati che vengono raccolti di concerto tra le regioni, l'Istituto e il Ministero. Questo credo sia uno degli aspetti molto positivi di questi mesi, di collaborazione stretta e continua che intercorre tra le articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni, i colleghi della prevenzione, degli uffici statistici regionali e il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità, che poi si traduce in questa sintesi che viene proposta all'attenzione di tutto il Paese, ma viene proposta soprattutto all'attenzione di ogni regione per concordare e per analizzare l'andamento di quello che, dell'epidemia in quel contesto. Questo venerdì presenteremo ovviamente il bollettino, comunque l'analisi di questa settimana. Per correttezza metodologica e anche per dare un significato ai dati che vado a esporre, che in premessa ho detto riguardano il bollettino di venerdì scorso, ovviamente i dati vengono elaborati, hanno un tempo di elaborazione e quindi in realtà venerdì prossimo vedremo i dati che risalgono a questo inizio settimana, quindi c'è questo tempo di elaborazione. Questo ci deve proporre una riflessione preliminare che con molti di voi abbiamo condiviso già in primavera, sul fatto che i dati che ha presentato il professor Rezza prima di me sono dati puntuali istantanei, cioè riguardano la giornata di oggi. I dati che collezioniamo col sistema di sorveglianza istituito a fine febbraio presso l'Istituto Superiore di Sanità sono invece dati che hanno un po' di ritardo perché non sono semplicemente la segnalazione di una persona che risulta positiva al test molecolare, ma accanto alla positività viene anche caricato e viene anche analizzata il profilo di questa persona in termini di sesso, di età, di occupazione, di luogo dove può aver contratto l'infezione, il che consente poi di individuare anche i cluster. Ecco, questo è un elemento importante preliminare che voglio chiarire proprio per capire meglio i dati che vado a presentare. Detto questo, è chiaro che lavorando anche su dati più consolidati, però il trend è abbastanza univoco, quindi in realtà quanto diceva il professor Rezza prima di me è un trend che si conferma anche nei dati che vengono stratificati, accumulati e validati successivamente. Penso sia utile anche per l'opinione pubblica che ci ascolta avere uno sguardo anche di quanto avviene al di fuori dell'Italia, perché questa epidemia, non a caso si chiama pandemia, tocca un po' tutti i paesi del mondo e certamente noi guardiamo con grande attenzione ai paesi confinanti, ai paesi dell'Unione Europea. E come vedete dalle mappe che con frequenza quotidiana quasi, se non settimanale, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Malattie Infettive, l'ECDC, per il controllo delle malattie, produce, si basa ovviamente sulla numerosità di casi, sull'incidenza per 100.000 abitanti, mostra sostanzialmente, come vedete, un quadro dove l'epidemia corre significativamente in molti paesi che ci sono vicini. Vedete il quadro bianco, in questo caso legato alla Svizzera, semplicemente perché non fa parte un po' del sistema collegato al centro all'ICDC, ma voi sapete anche dalle notizie che anche in quel contesto il numero di infezioni è crescente, ma vedete che si tratta di una situazione molto, molto con una rapida diffusione un po' in tutta l'Europa. Questo è importante avere presente perché in realtà oggi ci troviamo in una situazione diversa rispetto a marzo. A marzo, fine febbraio, noi eravamo i primi a sperimentare questo tipo di pandemia. Oggi ci sono altri paesi vicino a noi che fanno da battistrada e che noi osserviamo con grande attenzione. Perché è importante osservare con grande attenzione? Perché a marzo altri paesi hanno imparato dalla nostra esperienza e hanno potuto adottare delle misure,
Noi guardando questi altri paesi possiamo capire dove potrebbe andare l'epidemia se non adottiamo determinate misure. Quindi è un elemento estremamente importante, certamente porre grandissima attenzione al nostro paese, perché noi siamo chiamati a tutelare la salute di questo paese, ma anche guardare quanto avviene vicino a noi, perché ci aiuta a capire anche come potrebbe evolvere e quanto è importante intervenire. L'epidemia in Italia, in sintesi, molti di voi probabilmente conoscono questa videata, è la dashboard che quotidianamente trovate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. E come vedete fa un po' una sintesi, un bilancio di tutta l'epidemia, da quando è partita il 20 febbraio ad oggi. Quindi questi sono dati cumulativi. Okay? Però ci racconta una storia importante, ci racconta una storia di molte persone che si sono infettate, ci racconta anche una storia di ovviamente persone che si sono infettate, vedete l'ultima parte della curva, e di persone anche che hanno avuto sintomatologia. E vedete sostanzialmente che nel tempo le persone che si sono infettate, dopo un periodo estivo che ci ha visto con numeri assolutamente limitati, a partire dalla seconda metà di agosto, la curva ha cominciato a crescere, prima lentamente, ma ha continuato a crescere, e poi più velocemente, come abbiamo censito tutti nelle ultime due o tre settimane, come ha ben ricordato prima il professor Rezza. Questa è un'altra tabella che conoscete, fa parte dei bollettini che produciamo su base settimanale, e ci dà un dato importante, che è l'incidenza. Ricordo a tutti che l'incidenza è il numero di nuovi casi che si verificano in un arco di tempo in una popolazione. In questo caso viene rapportata a un'unità di misura confrontabile, che è quella di 100.000 abitanti. E volutamente, come vedete, abbiamo riportato i dati per regione e nazionali, calcolandola sia a 7 giorni, che dà un dato molto più istantaneo, sia a 14 giorni, perché dà un dato un po' più stabile, tiene conto di un arco di tempo più lungo. E vedete che sostanzialmente questa incidenza sta crescendo molto rapidamente, e in alcuni contesti regionali è più ricca e più alta che in altri. Questo ci dice un altro elemento importante, l'ha già detto prima il professor Rezza, questo lo rende graficamente sostanzialmente. E vedete come la distribuzione nel nostro paese oggi è praticamente presente dappertutto. Ci sono alcune zone un po' più, anche all'interno delle regioni, con una densità di puntini, no? Un po' più scure rispetto ad altre, ma in qualche modo, se oggi dovessimo fare un quadro, il quadro è quello di un paese che, a parte poche aree, sostanzialmente è coinvolto in tutte le sue regioni. L'altro elemento importante da conoscere e da condividere è quanto sta aumentando l'incidenza, e questo grafico illustra sostanzialmente con delle frecce il cambiamento prendendo i periodi più recenti, quanto è aumentata nelle ultime settimane. E vedete sostanzialmente che è aumentata un po' in tutte le regioni, in alcune regioni è aumentata più che altrove. Quello che trovate sotto in questo asse è il numero di casi per 100.000 abitanti, quindi confrontabile in qualche modo con gli altri. E vedete che anche regioni relativamente piccole hanno dei tassi di incidenza molto elevati, che vuol dire che in quel contesto, pur con pochi abitanti, circola molto significativamente. Come vedete, questo è un quadro, ripeto, è aggiornato alla scorsa settimana, quindi venerdì presenteremo i dati aggiornati, ma guardando anche le tabelle che ha mostrato anche oggi il professor Rezza, immaginiamo che non ci sia in qualche modo una freccia che va nel senso contrario. L'altro elemento importante da sapere è che oggi non è un problema di contrarre l'infezione per persone che provengono da altri stati. Vedete che c'è stato il picco significativo durante le vacanze, poi in realtà oggi il quadro è molto omogeneo, è un qualcosa che circola all'interno del nostro paese. Questo è un altro dato su cui vi prego di porre attenzione, perché è molto importante.
ci dà fondamentalmente, il primo grafico, ci dà l'età mediana delle persone che contraggono l'infezione. Okay. Vedete che all'inizio dell'epidemia erano persone mediamente anziane, età mediana. Poi progressivamente l'età mediana si è abbassata fino a sfiorare i 30 anni intorno ad agosto. Poi cosa è successo? Vi ricordate, agosto era l'epoca vacanze, molti giovani hanno contratto l'infezione, poi questi giovani sono tornati dalle vacanze, sono tornati a casa e hanno cominciato ad infettare chi viveva con loro o dove loro vivevano. E in realtà ci siamo trovati in una situazione dove l'età mediana è ricresciuta e si è collocata intorno a un valore relativamente contenuto che è intorno ai 40 anni. Ok, questo è importante, per cosa ci dice? Ed è un valore da tenere monitorato con grande attenzione. Vedete che nell'ultima settimana c'è stato un piccolissimo aumento, ma sono quelle oscillazioni che dobbiamo guardare come trend. Ci dice sostanzialmente che fortunatamente le persone più anziane contraggono un po' meno infezione di quelle più giovani. E questo lo vedete in questi grafici, e vedete per fascia di età, queste sono le persone over 70, vedete che stanno cominciando a contrarre l'infezione anche loro. Dalla nostra esperienza sappiamo che queste persone, quelle più anziane, e le persone fragili o quelle portatrici di più patologie, sono le persone che contraendo l'infezione hanno il maggior rischio di avere grandi complicanze e hanno purtroppo anche il maggior rischio di avere un esito fatale. Questo è un dato estremamente importante perché se ci auguriamo tutti che questo non avvenga e che continuiamo a proteggere, a relazionarci con grande attenzione e con grande rispetto alle persone fragili e alle persone anziane, da parte di tutte le generazioni, perché queste persone sono quelle, se questa curva dovesse crescere, purtroppo si associerà anche a una crescita di decessi. Allora, il tema importante è che queste generazioni, che come vedete contraggono più facilmente l'infezione, vedete, sono le popolazioni più giovani, siano molto attente, certo, nel proteggersi, nel trasmettere l'infezione, ma siano particolarmente attente, come abbiamo sempre detto in tutti i bollettini, ad evitare poi a proteggere anche le persone fragili ed anziane. L'altro elemento che è corretto, giusto condividere, che avete trovato nei bollettini di queste settimane, ripeto, questi sono poi i bollettini che stiamo emettendo dal 4 maggio, quindi in realtà ormai hanno una storia, tra virgolette, ci racconta la storia di come vanno i sintomatici asintomatici positivi e non positivi, positivi sintomatici, asintomatici, pauci sintomatici. E vedete che sostanzialmente la colonna verde è fatta dalle persone asintomatiche. Le persone asintomatiche, ovvero sia persone che contraggono l'infezione, che vengono individuate per vari motivi, per lo screening, perché sono contatti stretti, perché soprattutto per screening e contatti stretti, gli asintomatici. Poi la colonna blu sono quelli pauci sintomatici, la parte gialla sono quelli che vengono sintomatici impegnati, e quella arancione sono le terapie intensive, quelle un po' più gravi. E vedete che questo elemento ci dice che comunque stanno aumentando i pauci e i sintomatici. È un trend lento, ma è un trend che si sta verificando, e questo ci dà un altro segnale estremamente importante da porre come attenzione. Parallelamente, queste sono le curve di crescita delle ultime settimane dei ricoveri in area medica, ovvero sia nei reparti dove tradizionalmente vengono ricoverati i pazienti che hanno sintomatologia legata al Covid, la sintomatologia Covid, e che necessita ricovero, e quello in rosso sono invece l'aumento dei ricoveri nelle terapie intensive, sempre per patologie Covid. Ovviamente le scale sono diverse, qui parliamo di migliaia, qui parliamo di centinaia, che è coerente con il dato,
ma ci dice che, ripeto, questo risale a 10 giorni fa, ci dice di un trend nettamente in aumento. Venerdì credo potremo censire un ulteriore aumento, perché i dati quotidiani ci indicano, lo vedete, l'abbiamo mostrati prima il professor Rezza, mostrano una progressione continua. Questo ci dice anche come sta crescendo rispetto alle soglie. Apparentemente sembra oggi siamo, ripeto, è 10 giorni fa, questo venerdì ci sarà sicuramente qualche dato migliore, più aggiornato, e ci mostrerà dei dati più puntuali, ma ci dice una cosa molto importante: sta crescendo, come vedete, rapidamente. Nel momento in cui superasse determinate soglie, e in alcune regioni, questo è il valore medio italiano, quindi in realtà ci sono regioni che hanno curve più alte e regioni che hanno ovviamente occupazioni più basse. Il dato però su cui fare molta attenzione è questo: quando noi superassimo sistematicamente queste soglie in tutto il paese, vuol dire per i pazienti un problema molto critico. Vuol dire che pazienti affetti da altre patologie non potranno trovare risposta nei nostri ospedali. Saranno pazienti che dovranno dilazionare la loro terapia, perché questi letti saranno occupati da pazienti Covid. Quindi il tema da salvaguardare, e questo è un elemento importantissimo per la sanità pubblica italiana, ma anche di tutti i paesi, è quello di gestire questa epidemia, garantendo contemporaneamente assistenza e risposta di qualità agli altri bisogni di salute che continuano ad esserci. Quindi è una sfida per cui l'attenzione globale non può essere soltanto il Covid, che certamente oggi focalizza la nostra attenzione e che ci fa stare qui in trasmissione, ma deve essere anche l'attenzione ai pazienti che hanno altri bisogni di salute, che per il fatto che c'è il Covid non vengono meno. Noi abbiamo definito già da agosto, se vi ricordate, una circolare del Ministero del 12 agosto di quest'anno. Faccio una piccola parentesi. Tutto quello di cui stiamo parlando è disponibile sui siti, in molti casi tradotto anche in inglese per essere condiviso con i paesi vicini. Non a caso ho messo come prima slide il quadro europeo di evoluzione. Bene, abbiamo definito degli altri 4 scenari possibili e rispetto a questi 4 scenari abbiamo poi identificato delle misure. Vi cito questo volume, che è stato più recente, che anche questo scaricabile dai siti, è uno frutto di uno sforzo, credo assolutamente da lodare, congiunto delle istituzioni nazionali con la Conferenza delle Regioni, quindi assolutamente condiviso, in cui rispetto ad ogni scenario si individuano i rischi, si individuano le soglie, si individuano le misure che localmente, regionalmente o più in maniera più vasta sono necessarie o si raccomandano per essere adottate per modificare questi scenari. Quindi questo è un elemento importante. Questi scenari sono settati da agosto e sono poi stati progressivamente perfezionati fino ai primi di ottobre, data a cui risale, in cui questo documento è stato reso pubblico dopo una lavorazione complessa, ma chi di voi avrà la pazienza di leggerlo troverà proprio in copertina come sia un ottimo esempio di una collaborazione fortissima tra tutte le istituzioni nazionali coinvolte e le regioni. Questo ci dice sostanzialmente, in maniera sintetica, che accanto, abbiamo selezionato ovviamente le ultime settimane, vedete da luglio, agosto in poi, vedete questa crescita, e vedete che accanto alla crescita c'è la famosa crescita dell'RT. Non mi dilungo a parlare di RT, credo abbiamo speso molto tempo assieme, cioè, per rendere plastico, intuibile facilmente, ma l'RT
ci dice una cosa importante, ci dice quanto velocemente può circolare un'infezione, ci dice quanti casi, no, si possono generare da un caso. Quindi questo elemento è un indicatore importante, ovviamente a livello nazionale, quindi è un valore che tiene conto degli RT delle varie regioni, però ci dice che siamo saliti la scorsa settimana, quindi 10 giorni fa, eravamo a 1,5. Questa è una mappa delle regioni con il valore di RT a 14 giorni, anche questo ricorderete, a maggio facemmo delle lunghe discussioni su questo tema, abbiamo preso l'RT e condiviso l'RT a 14 giorni perché è un valore più stabile, meno soggetto a variabilità dei 7 giorni, però vedete che in questo quadro abbiamo un RT dove l'Italia è questa, ma vedete che le varie regioni hanno tutte, sono tutte sopra l'1. E l'altro elemento, alcune regioni hanno degli intervalli di confidenza più ampi, e questo, come sapete, è dovuto al fatto che la numerosità in qualche modo ha un suo ruolo importante, gioca un ruolo importante nel calcolo degli intervalli di confidenza. Ora, sulla base di questo quadro, la cabina di regia la scorsa settimana, venerdì, ha dato delle raccomandazioni, ha in qualche modo censito che una parte importante delle regioni di questo paese era in scenario 3 o 3 avanzato, erano che le soglie, la velocità di crescita dell'utilizzo dei servizi sanitari, ovvero sia quello che noi chiamiamo resilienza, era una velocità importante che cresce di settimana in settimana, ha censito che in qualche modo la prima linea per far fronte al controllo dell'epidemia, quello che noi chiamiamo contenimento, è quella della capacità di tracciamento di tutti i casi, e questo è evidente che aumentando in maniera molto significativa il numero di casi quotidiani, le risorse messe in campo, anche quelle aggiuntive, fanno fatica. E quindi arrivare a 20-21.000 casi al giorno vuol dire dover tracciare 5-10 casi almeno per ognuno. Quindi sono numeri molto significativi, difficilmente sostenibili sistematicamente. E quindi questo è un elemento di preoccupazione. E quindi laddove si fa fatica a tracciare, scatta una nuova fase che si chiama mitigazione, ovvero degli strumenti che dobbiamo utilizzare a livello di popolazione per ridurre la probabilità di trasmissione. E quindi sostanzialmente da qui le raccomandazioni che avete visto di attenzione, di necessità di adottare dei provvedimenti, perché in questa fase adottare dei provvedimenti consente di poter modellare la curva, raffreddarla se volete, fare in modo cioè che non continui a crescere nelle prossime settimane con la velocità che abbiamo visto nelle ultime 2 settimane, e quindi consenta in qualche modo di continuare a garantire i servizi, l'assistenza alle persone che si infettano e che ahimè anche magari sviluppano dei sintomi che richiedono ospedalizzazione, ma anche alle persone che hanno dei bisogni di salute programmati e ai quali il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato a dare una risposta. Per fare questo certamente servono misure a livello nazionale e misure a livello locale, come previsto peraltro, ripeto, chi di voi avrà la cortesia e la pazienza di leggere con attenzione questo volume troverà all'interno tutta una serie di indicazioni molto chiare e molto concordate sulla flessibilità delle vari scenari, ma richiede anche una grande responsabilità di ognuno di noi. Grande responsabilità che abbiamo dimostrato nella prima fase della pandemia, quando grazie proprio a questo grande sforzo il nostro Paese è riuscito a modellare la curva in una maniera tale che nessun altro paese è riuscito, perché come avete visto noi fino a metà agosto abbiamo avuto numeri assolutamente limitati, da quando, diciamo da aprile in poi, la nostra curva è sempre andata in discesa. Ha cominciato a crescere,
dopo la metà di agosto. Prima lentamente, come ricordate, poi progressivamente. Ma fino alla metà di agosto la curva italiana è sempre, ogni settimana, andata in discesa. Questo è merito delle misure, è merito soprattutto dei cittadini. Credo che in questa fase il fatto che gli appelli che si susseguono da parte dei tecnici, da parte anche di chi è chiamato ad amministrarci, di limitare i contatti non strettamente necessari, è un appello importante per fare in modo che riusciamo a modellare adesso questa curva e a continuare a svolgere tutte quelle attività che possiamo e vogliamo svolgere, anche con uno sforzo enorme di messa in sicurezza dei sistemi. Cito sempre questo volume, ricordando il fatto che nell'appendice troverete una lunga lista di provvedimenti, circolari, raccomandazioni che per ogni sistema in qualche modo danno indicazioni su come affrontarla. Ecco, oggi siamo chiamati a utilizzare questo, siamo chiamati a assumerci la responsabilità dei nostri comportamenti, siamo anche chiamati a fare tutti gli sforzi per fare in modo che di qui a poche settimane possiamo muoverci in quello schema che troverete qui ben descritto di riaperture, a chiusure, di modellazione in qualche modo dei nostri, della nostra vita, sapendo che vogliamo e possiamo convivere con questo virus fino a quando arriveranno gli strumenti che ci consentono poi di superarlo definitivamente. Grazie. I colleghi che vogliono fare domande possono accomodarsi qui al microfono, uno alla volta, e attenti al distanziamento. Buonasera, Paolo Santalucia della Associated Press. Attraverso le vostre analisi su tutti i mesi dall'estate ad oggi siete riusciti a capire dove ci si contagia, anche alla luce del fatto del cambiamento dell'età dei contagiati, questo anche per dare una risposta a chi dice che le chiusure sono state troppo indiscriminate, quindi se si capisce meglio dove ci si contagia. Grazie. Ma credo che anche, rispondo in parte io, in parte dopo Silvio, perché l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto su questo un approfondimento. È chiaro che ci sono dei posti, dei contesti in cui è più facile identificare le modalità di trasmissione. Uno di questi sicuramente sono le famiglie, perché all'interno dei nuclei familiari è logico che il virus possa correre velocemente, in quanto si hanno contatti stretti non protetti. È pur vero però che i contesti familiari esistevano anche a giugno e luglio, quando il virus circolava poco. Quindi la famiglia fa da amplificatore di una circolazione che avviene, che è presente nella comunità, che era presente a livello molto basso, evidentemente, fino a luglio, dopo il lockdown fino al mese di luglio-agosto, dopodiché è evidentemente ricominciata a poco a salire ed è esplosa in qualche modo durante il mese di settembre. È chiaro che mentre ad agosto i luoghi ricreativi, no, i luoghi turistici, le aree turistiche sono state in qualche modo una fonte di amplificazione del virus, abbiamo visto quello che è successo, insomma, i ritorni da Ibiza piuttosto che da Corfù o dalla Croazia o da Malta, dopodiché anche nel nord-est della Sardegna, evidentemente nelle aree turistiche dove c'era molta attività ricreativa, e quindi i rientri sono stati evidentemente una delle sono stati attenzionati proprio per questo motivo. Dopodiché, evidentemente, durante il mese di settembre sono ricominciate una serie di attività che è difficile identificare, che hanno
portato un aumento della circolazione. Credo non sia semplice identificare dei link al di fuori di quelli che sono i link che avvengono nel contesto familiare, però l'Istituto Superiore di Sanità ultimamente ha fatto un'analisi dei dati che ci dice qualcosa di più. Sì, la premessa è che ovviamente la probabilità di trasmissione del virus è più alta laddove la popolazione dove più circola, abbiamo visto dai dati, oggi circola soprattutto nelle fasce di età più giovani sostanzialmente, e dove è più facile e meno regolamentato, se volete, anche avere in qualche modo il distanziamento o l'uso della mascherina o le solite tre regole che tutti conosciamo, il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il lavaggio delle mani e così via. Il dato principale oggi che giustifica questa crescita è l'ambito familiare, ma come diceva bene il professor Rezza, l'ambito familiare è il posto dove arriva il positivo che ha contratto probabilmente fuori questo tipo di infezione e in quel contesto è molto più facile che si trasmetta. Non è facile dal punto di vista delle catene epidemiologiche così come definite oggi dai colleghi dei dipartimenti di prevenzione che fanno quest'opera a livello territoriale, definire esattamente queste catene di trasmissione, e quindi in realtà ci sono oggi la gran maggioranza proprio è quella che abbiamo appena descritto. Ci sono poi altri contesti dove questo può avvenire, alcuni contesti sono invece difficilmente tracciabili, quindi vengono fatti in maniera diretta, indiretta, o si possono stimare effettivamente alcuni contesti, non è facile tracciarli, così come anche a livello di confrontandoci con altri paesi questo tipo di dato è particolarmente complesso. Quindi da questo punto di vista stiamo approfondendo, nei prossimi giorni usciranno anche dei report specifici su questo argomento. Certo è dove ci sono attività che portano in qualche modo alla riduzione di queste misure, attività formali strutturate o non strutturate, ma non soltanto le attività in sé, perché molto spesso molti dei nostri contesti sono ben strutturati, ma è tutto quello che sta intorno alle attività, cioè le modalità con cui arriviamo a quell'attività e con cui usciamo da quell'attività, sono anche elementi, cioè con cui ci muoviamo per arrivare a una certa attività, sono elementi estremamente importanti. E questo è il dato di cui oggi noi disponiamo. È chiaro che è diminuito lo smart working, sono riaperte le scuole, quindi anche le attività extrascolastiche, sto parlando per raggiungere gli uffici e le scuole, si prendono mezzi di trasporto, è difficile capire qual è il ruolo specifico di ognuna di queste attività. Ma è logico che tutte queste attività possono rimettere in moto una circolazione virale, questo è il motivo per cui si tende adesso a tenerle a più basso livello, proprio perché qualsiasi contesto che possa determinare dei contatti ravvicinati fra le persone è qualcosa che può mettere a rischio di trasmissione. Questo è il motivo per cui la Merkel una settimana fa ha detto state il più possibile a casa. È chiaro che non possiamo pretendere che le persone non escano da casa, però è logico anche che tendere ad una minore probabilità di aggregazione è qualcosa che in questo momento può ridurre il rischio di trasmissione. Sì. Credo che d'altra parte voi fate parte del mondo dei media e passano quotidianamente anche nei vostri titoli esempi di feste, di aggregazioni, di elementi informali dove poi viene riportato, quando si riesce a ricostruire la catena, sono eventi dove se ci sono decine di persone che si aggregano per motivi anche più belli sostanzialmente, no? Per sancire alcuni momenti importanti della vita di una famiglia, di un suo membro, poi spesso possono in qualche modo poi collegarsi a una trasmissione. Ma non stiamo dicendo cose che penso ormai facciano parte un po' del patrimonio comune di tutti noi. No, non è questa la risposta. La risposta è quella che le abbiamo detto. Noi sappiamo che oggi la parte che ci viene riportata con più frequenza è quella di un contagio familiare. Bisogna arrivarci. Ricostruire questo elemento, sappiamo che colpisce soprattutto la fascia di età, perché abbiamo visto dei dati epidemiologici precedenti,
più giovani, fortunatamente io dico, perché quella curva ci dice che in qualche modo gli anziani sono ancora protetti anche se cominciano ad essere intaccati, e evidentemente sappiamo che ci sono nei luoghi di lavoro, nell'ambito strettamente scolastico, ci sono degli elementi, abbiamo elementi di non presenza di focolai, ma non, però è evidente che tutto quello che è il per, il momento di aggregazione, il momento quando uno esce dal lavoro piuttosto che dalla scuola, quelli sono elementi che diventano molto difficili da poter andare a tracciare, e questo non soltanto nel nostro contesto, ma anche in tutti i contesti. Ci siamo confrontati anche con i contesti degli altri paesi e ci danno questo tipo di cosa. Però sappiamo dai modelli che in qualche modo, come diceva il professor Rezza, da qui nasce proprio la raccomandazione, ha citato Angela Merkel, ma il nostro ministro anche recentemente ha raccomandato: stiamo a casa, perché sappiamo che quella è una misura che sicuramente riduce la probabilità di contatto. Francesco Maggi, ADN Cronos. Su questa seconda domanda non sono la persona più adatta a rispondere, quindi io sono un membro istituzionale del CTS, quindi se il ministro decide che devo stare in CTS ci sto, ma come debba essere eletto o nominato non è nostro affare, esatto. Diciamo, sicuramente non è quello il punto. Per quanto riguarda la prima domanda, il punto è questo. Dopo io credo anche Silvio Brusaferro in qualche modo vi ha fatto vedere gli scenari, e ogni scenario, secondo la Bibbia della preparedness, della preparazione, risponde un possibile intervento che deve essere messo in atto. È chiaro che quando scattano dei lockdown, che possono essere dei lockdown locali, che sia, per esempio, dopo chiamiamo lockdown, abbiamo avuto zone rosse per tanto tempo nel nostro paese, insomma, ricorderete dai tempi di Codogno, la prima zona rossa, che cos'era? Non era altro che un lockdown, diciamo, geograficamente limitato. Perché? Perché all'interno di un'area che era, in quel caso, però un'area in cui c'era intorno addirittura un cordone sanitario, si applicava il distanziamento sociale, fisico, con riduzione di tutte le attività. Allora, è chiaro che quando la situazione sfugge completamente di mano in una determinata area, a quel punto una chiusura delle attività in quell'area può essere un'opzione da prendere in considerazione, anzi quasi dovrebbe essere quasi un automatismo. E prendiamola da un punto di vista positivo, cioè nel senso che in quel caso effettuare una chiusura, diciamo, a livello locale e limitata nel tempo potrebbe ridurre danni maggiori rispetto a quelli che invece possono derivare, per esempio, dal fatto di non prendere determinate misure. È chiaro che ciò può e deve forse avvenire laddove si verifichi una situazione di insostenibilità, sostanzialmente di sovraccarico delle strutture, anche delle strutture sanitarie, tale da determinare la necessità di prendere quella misura. Questo in qualche area che andasse incontro allo scenario di tipo 4 avanzato, potrebbe essere addirittura, secondo me, automatico. Guardi, quello che noi possiamo, abbiamo un quadro di tipo regionale e lavoriamo con le regioni. Il livello subregionale è concordato insieme ovviamente dalle analisi che fanno le regioni. Io in questo momento mi sentirei di dirle, di condividere quanto, condivido quanto diceva il professor Rezza, ovvero sia, questa è un'opzione che è prevista, che è utile, è transitoria, è utile laddove serve a
in qualche modo raffreddare, no? la velocità di crescita e riportarla dentro numeri contenuti per poter essere ripresa. Non è una struttura, è una scelta che peraltro è stata fatta anche durante l'estate in alcuni centri da parte delle regioni, certamente laddove ci sono delle condizioni che non riesce a gestire. Quindi questo, io credo, è uno degli... Dobbiamo immaginare che per vivere con questa epidemia, come dovremo fare per i prossimi mesi, fino a quando non avremo una soluzione, abbiamo una cassetta degli attrezzi. E questi attrezzi li dobbiamo modulare di volta in volta per trovare la soluzione migliore per far funzionare la nostra società, per garantire l'assistenza a tutti quelli che ne hanno bisogno, ma anche per limitare al massimo tutte le limitazioni o le conseguenze economiche che ci possono essere. L'insieme di questa, l'uso di questa cassetta degli attrezzi prevede molti attrezzi che vanno dosati e vanno utilizzati di volta in volta, diciamo quasi personalizzati, ed è lo spirito in qualche modo che ha caratterizzato e la cabina di regia nel momento in cui è stata costruita, cioè lavorare insieme alle regioni per individuare quegli ambiti, quei settori dove è utile modulare le cose, così come la poi declinazione operativa nella programmazione degli strumenti da utilizzare. Quindi io credo che siano degli strumenti che di volta in volta vanno concordati con le regioni, all'interno delle regioni o tra le regioni e il livello centrale. Se ci sono altre domande. Questo dipende anche molto dalle regioni. Cioè, ci sono dei provvedimenti che vanno fatti su scala nazionale e dei provvedimenti che dopo possono essere applicati su scala locale. Mi sembra giusto che sia così. Se non ci sono altre domande, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a una conferenza stampa sempre sull'analisi dell'andamento epidemiologico per venerdì prossimo alle ore 16. E il giovedì inizierà a esserci tutte le settimane una conferenza stampa del commissario straordinario Arcuri sulle misure di risposta all'emergenza. Grazie. Buona serata. Buona serata a tutti.